Benson mentioned. She was adding also our intention, an intention of pienessere to offer a way of supporting monasteries that so she will let everyone know about that possibility in the future, how there is already this possibility, but there is a special project that she's thinking of and a special forum to that. So you're welcome. Io direi che lasciamo a Chanda appunto di iniziare. Penso che buona parte delle persone si sono unite, forse altri si uniranno ancora man mano, però li posso far entrare man mano. We are ready. We are ready to start. Ready. Okay. So can I check how many people here understand English? Posso verificare quante persone qua comprendono l'inglese? Only a few. Mm-hmm. Okay, so I'll speak quite simply as much as possible and hopefully give enough time for the translation. But please let us know at any time if you don't understand anything. You can raise your hand, I think. Is that right? They can raise their hand. And try to make it accessible to everybody. Allora, parlerò in un modo molto semplice e lascerò tempo per la traduzione, però se c'è qualsiasi cosa che non avete compreso, potete alzare la mano, penso che si intende nel modo di alzare la manina via Zoom, così potrò spiegare e rendere tutto quello che sto dicendo chiaro. So I thought we could start with a short guided meditation to get us in the mood and to soften our minds. E allora possiamo cominciare con una pratica guidata per ammorbidire la mente. L'unica cosa, forse bisogna avvicinare un pochino il microfono perché non si sente molto. Il mio o il suo? Il suo. If there is anything you could do in order with the microphone so that we can hear you a bit more. Not really. No, except moving it closer. Okay. That's I'll better. Speak up. It does tend to come in and out a little bit, but hopefully you'll get used to that. Sì, è un problema tecnico che ogni tanto va e viene, però lei cercherà di parlare più con la voce più forte e spero che ci abitueremo anche a questo va e vieni del suono. So today's theme is about the soft mind, developing a soft mind, which is about opening and softening the heart. Because only a soft, open heart really can be receptive to the truth. Allora, il tema di oggi è ammorbidire la mente soffice, morbida, perché solo che significa anche aprire il cuore, ammorbidire il cuore, perché solo un cuore morbido e aperto può essere ricettivo verso la verità. So we'll start with the meditation. Cominceremo con la pratica. And if you feel comfortable, please gently close your eyes. Se vi sentite comodi, potete chiudere gli occhi. Really take time to find a very easeful, relaxed way of sitting that suits your body right now. E prendete il tempo per trovare un modo confortevole per sedervi, per sentirvi comodi, comode, a vostro agio. So when you take the time to listen to your body, you let the body know that it's in the friendly presence of the mind.
prendendo il tempo per ascoltare il vostro corpo, potete far sapere al corpo che sta nella presenza della vostra mente amichevole. Not a hard mind that pushes the body around, forcing it this way and that. Non una mente dura che spinge in una direzione o l'altra. A soft mind that takes time to really tune in and listen to the body's needs. Ma di una mente morbida che veramente prende il tempo per sintonizzarsi con il corpo e con quello di cui ha bisogno. Receiving the information of the body. Ricevendo l'informazione del corpo. And responding to that with kindness and respect. E rispondendo con gentilezza e rispetto. And noticing that you're also in the friendly presence of your spiritual friends. Notando che siete anche nella presenza amichevole dei vostri amici spirituali, dei vostri compagni spirituali. And this allows the body and mind to relax more deeply. E questo permette al corpo e alla mente di rilassarsi in profondità. Noticing the body is held by the ground beneath you. Notando che il corpo è sostenuto attraverso la terra sotto di voi. So you can let all those tensions start to melt away. Permettendo a tutte le tensioni a sciogliersi. And noticing the space around the body. Notando lo spazio intorno a voi, allowing the body to gently expand, permettendo al corpo di espandersi delicatamente. Perhaps the spine to slightly lengthen as though the head were just gently stretching towards the sky. Permettendo alla schiena di allungarsi, così che la testa può delicatamente allungarsi verso il cielo. And releasing any tension or tightness in your shoulders. Rilassando le tensioni nelle spalle. In your neck or your jaw, your brow. Nel collo, mandibole. And noticing just two or three deep breaths. Two or three, sorry. I couldn't hear two or three. Two or three breaths. Noticing the energizing quality of the in-breath. Relaxing quality as you breathe out. Notando due o tre respiri. La qualità energizzante dell'ispiro e quella rilassante della ispirazione. I'd like to just gently guide a body scan.
Adesso vi vorrei proporre delicatamente un body scan. Starting from the top of the head. Cominciando dalla testa. So becoming aware of any sensations on the top of your head right now. E allora vi invito di diventare consapevoli delle sensazioni nella parte alta della testa. Caring for those sensations with an attitude of kindness. Con un'attitudine di gentilezza. So my teacher Ajahn Brahm has a wonderful simile. Il mio insegnante, il mio maestro Ajahn Brahm, ha un modo meraviglioso. Mindfulness, your awareness is like the light of the sun. La consapevolezza è come la luce del sole. So as your mindfulness comes in contact with the sensations in the top of the head, it illuminates those sensations so that you can become aware. Allora è la vostra consapevolezza che entra in contatto con le sensazioni e la illumina, così che voi potete esserne consapevoli. But there's also the warmth of the sun that goes along with the light. E c'è anche il calore del sole che accompagna la sua luce. And this is your kindness and care. E questa è la vostra gentilezza e la cura. An attitude of friendliness, of warmth, of respect. Un'attitudine di amicizia, calore, rispetto. So that wherever this mindfulness travels, it carries along with it the warmth. E in qualsiasi punto questa consapevolezza viaggi, porta con se stesso il calore. So allow this kindful awareness to start spreading from the top of the head down through the forehead. E allora possiamo permettere a questa gentile consapevolezza di espandersi e di scendere verso la fronte. The eyebrows, the eyelids. Verso gli occhi. The cheeks and the nose. Le guance, il naso. As though the sun was shining down on your head and all across your face. Come se il sole vi stesse illuminando tutta la vostra testa, il vostro viso. Relaxing any tension. Rilassando qualsiasi tensione. Bringing a sense of ease. Dando il benvenuto un senso di agio. Relaxing your lips, your jaw. Rilassando le labbra, le mandibole. And moving down through your neck, the throat. Spostandosi verso il collo, la gola. Shining on your shoulders. Sensing deeply into your shoulders, feeling any sensation there, and imbuing them with warmth. Illuminando anche le vostre spalle, sentendo qualsiasi sensazione nelle spalle, portando il calore. You don't have to do anything, the sunshine just spreads. Non c'è nulla da fare, non dobbiamo fare nulla. Il sole
luce del sole si espande. And you receive the sensations along with the warmth. E riceviamo le sensazioni assieme al calore. Spreading down the arms. Si espande verso le braccia. To the elbows, the lower arms, the hands and the fingers, the fingertips. Verso i gomiti, le mani, le dita, le punte delle dita. Allowing all the muscles to soften, to expand. Permettendo a tutti i muscoli ad ammorbidirsi, ad espandersi. Allowing yourself to pour kindness and care into all those little parts of your hands. Permettendo a voi stessi che si riempiono tutte queste piccole parti di cura e di calore. And sensing into the area around the chest. E ora sentendo la parte intorno il petto. Imagining your chest bathing in the golden light of the sun. Immaginando che il petto si bagna nella luce dorata del sole. The sun penetrating right through your chest to the lungs. Il sole penetra direttamente nel vostro petto. Your heart. Rib cage. And all the organs in your abdomen and tummy as well. Nel cuore e tutti tra le costole e dentro tutti gli organi. If you come across any tension or maybe anxiety, just relaxing with that, as though that anxiety were even a friend. E se incontrate qualche tensione o ansia, cercate di rilassarvi con essa, amichevolmente. Spending longer in any part of your body that needs a little bit more warmth and care. E vi potete trattenere se qualche parte nel vostro corpo, se quella parte ha bisogno di più tempo, di più cura, di più calore. Across the back of your shoulders, down the back. Adesso ci spostiamo verso il dietro delle spalle, nella schiena. Allowing this kindfulness to seep through the skin, deep into the muscles, into the bones. Permettendo a questa gentile attenzione di andare in profondità attraverso la pelle, attraverso le ossa.
downward, all the way to your buttocks. Scendendo con la vostra attenzione. Your hips. Verso le anche. And your thighs. Le gambe. Exploring each and every part of the hips, the thighs. Esplorando le diverse parti delle gambe, della parte alta, delle cosce. Noticing how that kindness allows your thighs to relax. Notando come questa azione gentile, la gentilezza permette alle vostre cosce di rilassarsi. Spreading this kindfulness through the knees. Espandendo questa gentilezza anche nelle ginocchia. Perhaps lingering in any areas of the knees that are tight, knotted or painful. Forse ci sono alcuni luoghi nelle ginocchia che, dove c'è il dolore. Just softening into those sensations without resistance. Ammorbidendo senza resistenza, entrando in quelle sensazioni. Your knees were expanding. Come se le ginocchia si fossero, si espandessero. Receiving your care. Ricevendo il vostro prendersi cura. Spreading down through the shins, the calves, the ankles, scendendo, all the way to the feet. Scendendo verso le anche, i piedi. Noticing every part of your the heel, the soles, the toes. Notando tutte le parti del piede, il talone, il mezzo, le dita. Perhaps sensing them respond. Forse anche ascoltando la risposta. Tingling sensations, maybe a feeling of warmth. Forse delle sensazioni anche di calore. And just noticing how your whole body feels now. E ora notate come vi sentite in tutto il corpo. Bathed in this
soft, gentle warmth. Stando in questa gentile, in questo gentile, morbido calore. And relaxing as though you would relax, basking in a beautiful, soft evening sunshine. Rilassandovi, come sarebbe rilassarvi in una luce tiepida della sera. Sitting on a really comfortable chair. Sedendovi su una sedia molto comoda. Sinking more and more deeply into that chair. Sprofondendo sempre più in questa sedia comoda. No resistance. Senza resistenza. No defense. Nothing to do, nothing to attain. Nulla da fare, nulla da raggiungere. Finally, a place to relax. Finalmente è un luogo per rilassarsi. And allow yourself to notice the joy of a relaxed, soft and open body and mind. Vi permettete di notare la gioia di un corpo e mente rilassati, aperti, morbidi. Be a very subtle, humble joy, a quiet joy. Forse una gioia molto sottile, umile, silenziosa. The joy of peace. Una gioia della pace.
just allowing yourself to soak up this peace with every in-breath. Permettendo di lasciare entrare questa pace insieme al respiro. With every out-breath, relaxing more deeply into peace. E con ogni espirazione rilassando ancora di più nella pace. Keeping your eyes closed. Just enjoying a few more breaths. Rimanendo con gli occhi chiusi, godendoci ancora qualche respiro. And noticing any peace, however subtle it may be in your heart. Notando la pace, anche se fosse sottile, nel vostro cuore. Noticing what caused this peace. Could you please say it again? Noticing what caused you to feel more peace. Notando cos'è che causa sentire la pace. What caused the mind to soften and be at ease? Che cosa porta la mente a morbidirsi e a essere all'agio? The mind is agitated. What was the cause of that? E quando la mente è agitata, che cosa causa quello? Without judgment, but just learning from our experience. Senza giudizio, semplicemente imparando dalla nostra esperienza. So that through every meditation we become wiser and more skillful in our practice. Così che con ogni pratica diventiamo più saggi e più abili nella nostra pratica. Gently open our eyes soon, but please see if you can stay connected to any sense of well-being, any pleasant or neutral sensation in your body as we listen to the talk. Adesso piano piano apriamo gli occhi. Provate se riuscite a rimanere in contatto con qualsiasi senso di benessere o sensazioni neutrali,
rimanete in contatto con esse durante il discorso. See some smiles. Some vedo gentle qualche movements. Vedo qualche sorriso, qualche movimento, siete vivi. So how is that for everyone? People feel a little bit peaceful, more connected with themselves. Com'era questo per voi? Vi sentite un pochino più tranquilli, in connessione con voi stessi? I see a thumb. Okay. Well, you're all still here, so this is a good sign. Siete tutti ancora qua, questo è già un buon segno. Okay. So I see one person I know, Fabrizio. Hello. I know you. Hey. Vedo una persona che conosco. And by the end of today, I'll know everybody, which is lovely. So thank you for having me. Grazie di avermi qua, Fra. Questa sera vi conoscerò tutti. Good. So today, as I said, is going to be about developing a soft mind. And this is one of my favorite perceptions to practice in meditation. E allora stasera, come vi anticipavo, vorrei dire qualcosa sul sviluppare la mente soffice, morbida. So the Buddha said that much of the practice of meditation is a training in perception. Buddha disse che tanta della pratica nella meditazione è un allenamento nella della percezione. It's not so much changing what we experience, but more the way we meet that experience, whatever it is. Non è tanto che cambia quello che stiamo sperimentando, ma come incontriamo la nostra esperienza. And I like this idea of a soft mind, because we can think of it not as a kind of a state of mind, but more like a trajectory. So the mind can be anywhere on this kind of spectrum from hard to soft. E mi piace questa idea di mente soffice, morbida, perché non ho uno stato mentale, ma è un continuum fra la mente dura e morbida. Don't do this to judge ourselves, but more to understand what's going on. It's a type of citta nupassana, understanding the mind. Non è per giudicare noi stessi, è per comprenderci. Yeah, so our interest is not so much to attain a certain state of mind, but more to understand what causes the mind to be soft. And what causes the mind to harden, to contract? La nostra intenzione non è tanto di raggiungere un certo stato mentale, ma è di comprendere cos'è la causa di una mente morbida, soffice, e di quella dura, rigida. The benefit of having this soft mind is that we tend to have more happiness in our lives, more harmony in our relationships with others. Il beneficio di una mente morbida è che abbiamo siamo più contenti nella nostra vita e le nostre relazioni sono migliori. And what skill in handling our emotional world? Sorry? More skill in handling our emotional world. E più abilità, siamo più abili nel gestire il nostro mondo emotivo. The soft mind also gives us more possibility to have depth in our meditation. La mente morbida ci permette di avere più profondità nella nostra pratica meditativa. The Buddha said that a soft mind is a mind that's free from the five hindrances.
Buddha disse che la mente morbida è libera dei cinque ostacoli. And the five hindrances are obstacles to deep meditation. Che sono ostacoli per la meditazione profonda. Hindrances are the cravings in the mind, the aversion, the ill will. Sono la brama e la malevolenza della nostra mente. Qualities that make the mind very tight, very hard. Qualità che rendono la nostra mente molto rigida, stretta. And make the mind fixed so that we can only see things the way we're used to seeing them. We can't see something new. E rendono la nostra mente fissata, rigida, così che vede solo quello che è abituata a vedere. So softening the mind is like tilling the soil before we plant seeds that can grow. E allora ammorbidire la mente è un po' come muovere, alleggerire la terra prima di seminare i semi per far crescere le piante. So we plant those seeds of wisdom in a soft mind, and those seeds can easily be harvested too, allora when the soil is soft. E allora seminiamo questi semi della saggezza nella terra morbida, così che possano crescere e li possiamo raccogliere una volta cresciuti. So what is the soft mind and how can it be developed? E allora, che cos'è la mente morbida e come può essere sviluppata? So firstly, I'd like to bust a myth that the soft mind is something sloppy or unbounded or weak. Allora, prima vorrei un po' smontare il mito che la mente morbida è qualcosa di debole. Soft mind is actually a resilient mind. It's a mind that's like a rubber ball. If you drop it on the floor, it bounces back. La mente morbida è resiliente, ha la sua resilienza, è come una palla di gomma. Se la lanci, salta. It's counterintuitive to the way that we're taught. You know, we're often taught that we should toughen up because the world outside is tough. È un po' controintuitivo a quello che la maggior parte di noi ha imparato, che dobbiamo essere rigidi perché il mondo è duro. But the tough mind, the hard mind, is a mind that comes from a place of fear, not a place of resilience. Però la mente dura, rigida, viene dalla paura, non dalla resilienza. When the mind is hard or armored or defensive, we're actually much easier to break. Quando la mente è dura e si difende, siamo molto più fragili, si può rompere con più facilità. And not only we break more easily, but the people who come in contact with us also get hurt. E non solo che noi ci possiamo rompere più facilmente, ma anche le persone con cui entriamo in contatto possono essere ferite più facilmente. It's like a concrete ball rather than a rubber ball. You drop that concrete ball on some hard tiles and the concrete smashes and even smashes the tiled floor as well. È un po' come una pallina di cemento lanciata sopra le piastrelle. Si rompono entrambi. So the soft mind is a mind that's open to life and it's open to the sorrows and the joys. Allora la mente morbida è una mente che è aperta verso la vita, sia verso i dolori che le gioie. And it's not afraid to feel the whole range of emotions that are available to us as human beings. E non ha paura di sentire tutte le emozioni che sono umane. Embraces rather than resists life. It embraces emotions.
abbraccia le emozioni piuttosto che resistere alla vita. He faces our mistakes. Abbraccia gli sbagli. And this takes courage, born of faith in the Buddha's teachings. Ma per questo ci vuole il coraggio e anche fiducia negli insegnamenti. The Buddha told us again and again that in order for suffering to be understood, we have to meet it first of all. And it's only the soft mind that can meet suffering and understand. Perché Buddha disse tante volte che dobbiamo incontrare la sofferenza. È solo attraverso l'incontro con la sofferenza, è solo attraverso una mente morbida possiamo incontrare la sofferenza. Sometimes we fear. We fear anxiety, we fear depression, and so we push them away. A volte abbiamo paura, della paura, dell'ansia, della depressione, e le vogliamo mandare via. We think that they'll break us if we let them in. Sorry, again? We think that they will break us if we let them in. We think that depression will break us, we'll fall apart. Temiamo che ci possono rompere se le lasciamo entrare. But when we open our heart to these emotions, to these experiences, and let them in with a soft heart, we find that our heart expands. Ma quando lasciamo a queste emozioni di entrare con la mente morbida, sentiamo e troviamo che il cuore si espande. It becomes like a sponge. The more it expands, the wider it gets, the softer it gets, the more it can contain it all. Diventa come una spugna, più si espande, più diventa morbida e può contenere di tutto. It's similar to a simile that Ajahn Brahm gives about digging in the manure into the soil. Come Ajahn Brahm quando dice che scaviamo dentro il lettame. In this case, the manure could be your depression or your tiredness. In questo senso, il lettame può essere la vostra depressione, la vostra stanchezza. You don't want to see it, so you just leave it on the ground and walk away. Non lo volete vedere, allora la lasciate per terra e andate via. But a wise person gets hold of a shovel and digs it in to the soft soil. Però la persona saggia prende una pala e la interra dentro la terra morbida. And then, what kind of fruit do you have in Italy growing in the trees? Che tipo di frutta avete in Italia che cresce sugli alberi? Well, we have everything. Everything. Not tropical ones, but all the rest. Cherries, yes. Imagine it's a cherry tree, and by digging in that manure, the cherries get sweeter and much more complex and rich in their flavor. E allora immaginate che fosse un albero di ciliegio, e allora crescendo con questo letame le ciliegie diventano più dolci. So those cherries are much more mature. Diventano più mature. And in a similar way, when we can dig in this kind of so-called manure of life, our fruit is sweeter, the fruits of insight and peace. E allora, in stesso modo, quando noi riusciamo a scavare dentro questo lettame della vita, la frutta interiore diventa più dolce. And we have more fruit as well, so we have enough on that cherry tree to share. E abbiamo anche più frutta. E allora, su questo albero di ciliegie ci sono così tante ciliegie che possiamo condividerle. We have experienced anxiety or depression. We have so much more empathy with others going through the same. Could you please repeat? When we have experienced and accepted, embraced our anxiety or our depression, then we have more empathy
more capacity to help others who experience those emotions. Quando abbiamo incontrato, sperimentato la nostra ansia, la nostra depressione, abbiamo più empatia verso gli altri che sperimentano le stesse cose. So then when this suffering arises in whatever form, we can actually learn to welcome and embrace it, knowing that it will make us kind, it will make us wise. E allora quando questo ammorbidirsi arriva in qualsiasi forma, possiamo dargli benvenuto sapendo che ci rende più saggi. So the soft mind is also very accepting and forgiving. Allora la mente morbida anche ha la capacità di accettare e di perdonare. It understands that everybody suffers in various ways. Comprende che tutti soffriamo nei modi diversi. All beings are fragile, vulnerable to the pain, the suffering, the disappointment of life. Tutti gli esseri sono vulnerabili, fragili, ci sono le delusioni nella vita. I met a person here in Oxford who used to be a monk. Ho incontrato una persona qua a Oxford che era un monaco. He was only a monk, I think he's Italian actually, Stefano, I forget his second name, and he was only a monk for 6 months. Mi sembra che un italiano si chiama Stefano ed era un monaco per 6 mesi. And he told me that he had a really wonderful, inspiring time as a monk. E mi disse che avevo veramente, per lui era un tempo di tanta ispirazione, questo tempo di quando era monaco. But one day he walked down to the riverside in Oxford, to the Thames River. È andato un giorno, ha camminato verso il fiume. And a homeless person came up to him and shouted, "Why are you wearing a woman's skirt?" È una persona senza tetto ha gridato verso di lui, "Perché stai vestendo una gonna di donna, un vestito da donna?" "You weirdo!" And he punched him in the face. "Sei strano," e gli ha dato una botta nel viso. And the poor Italian monk just fell flat to the floor. E il monaco è caduto per terra. And of course he was very shaken, he was very shocked. Era molto scioccato. And he went back to his monastery that day to tell the monks what had happened, the little Burmese temple near to me. È andato nel monastero per raccontare ai altri monaci quello che è successo. And it was so sweet because the monks there, of course, made sure he was okay. E allora altri monaci, prima di tutto, volevano accertarsi che lui stia bene. But then they said, "Poor guy, poor homeless guy, imagine, you know, being in the street. Do you think he'll be okay tonight? Will he survive?" Però dopodiché subito hanno detto, "Però povero, povera altra persona senza tetto, lui sarà stasera, non avrà dove dormire, come starà?" And they were all concerned about that person's well-being, knowing that he himself was suffering so much more. Erano tutti preoccupati per quell'altra persona, sapendo che è lui che soffre. So this is an example of a soft, forgiving mind. So maybe you feel you're the one who's been hard done by, but when we notice that the other person who, in this case, punched the monk, is suffering so much more, then we can forgive. Questo è un esempio di una mente morbida che riesce a perdonare. Because we never really know what another person's going through. Perché non sappiamo mai veramente cosa sta attraversando l'altra persona. And sometimes it seems very unfair if we are punched for nothing we've done wrong.
E a volte ci sembra molto ingiusto quando ci sentiamo che abbiamo ricevuto una botta senza aver fatto nulla di male. What we do know is that we can create good karma. The only thing we can do with any situation is to look at our response. Però l'unica cosa che possiamo fare in ogni situazione è di vedere la nostra risposta. Our response is one of forgiveness, then we're still on the path. Se la nostra risposta è quella del perdono, vuol dire che stiamo sul sentiero. But the person who punched this monk is obviously creating very bad karma and creating more suffering for himself, both now and in the future. So he's the one who really deserves our compassion the most. In quel racconto, la persona senza tetto è quella che sta facendo un karma non buono per se stesso, anche per il suo futuro, e ha bisogno della nostra compassione. Of course, this doesn't mean that we stay in difficult situations and certainly not in situations of abuse. Questo ovviamente non significa che dobbiamo rimanere nelle situazioni difficili o quelle di abusi. So the soft mind does not mean we don't have boundaries. E perciò la mente morbida non significa che non abbiamo dei limiti per proteggersi. But it does mean that we bounce back. Però significa che rimbalziamo. And we have enough compassion, enough kindness towards ourselves as well, to remove ourselves from harm wherever possible. E abbiamo abbastanza compassione anche verso noi stessi per toglierci dalle situazioni che non sono buone, anche per noi stessi. So another quality of a soft mind is to be adaptable, to go with the flow of life. Un'altra qualità della mente morbida è essere che riusciamo ad adattarci, che riusciamo a fluire con la vita. I found my teacher Ajahn Brahm before I gave a similar talk on the soft mind. I found, sorry. I phoned up my Oh. teacher Ajahn Brahm and I asked him before I gave a talk like this before, what do you think is a soft mind? Una volta ho chiamato il mio maestro Chambran. Ho telefonato a lui prima di dare un discorso su questo tema e gli chiesi: secondo te, che cos'è la mente soffice, la mente morbida? And he told me that at that moment he was having a cup of tea on the balcony of his monastery. E lui mi ha risposto che Of course. in quel momento si beveva sul balcone del monastero una tazza di tè. English monks like tea, and so do English nuns. I monaci e le monache inglesi amano il tè. But when I come to Italy, I'll try the coffee instead. Però quando verrò in Italia assaggerò il caffè. But at that time he was having tea and he said he was just watching the trees, being all lit up by the evening sun and swaying in the breeze. Però in quel momento lui beveva il tè e guardava, osservava gli alberi che si muovevano con un vento venticello. So he said that for him a soft mind was a mind that can bend with the breeze, that's adaptable. E allora la sua risposta era che la mente morbida è come quell'albero che si adattava sotto il venticello. Even in this little monastery here in Oxford, we sometimes adapt. Allora, anche nel nostro monastero qua in Oxford ci adattiamo a volte. Normally we have silent afternoons to try to encourage meditation practice. Can you please repeat it? Normally here we have silent afternoons to encourage meditation practice.
Da solito nel pomeriggio abbiamo silenzio per incoraggiare la pratica meditativa. But today was a little bit different because this morning many of us were feeling a little bit sensitive. Però questa volta era diverso perché stamattina tanti di noi ci sentivamo un po' sensibili. Someone was feeling sad over the loss of their friend. Qualcuno si sentiva triste per una perdita Someone was, sorry, di un someone was amico. feeling worried about their health. Qualcuno era preoccupato per la propria salute. Someone was feeling they just want everyone to be happy. Qualcuno sentiva che vorrebbe che tutti siano felici. E And I was feeling very tired, io mi sentivo molto stanca. with very low hormones, which many women my age may understand. Con gli ormoni a bassi livelli che forse tante donne di mia età possono comprendere. Before I came to this talk, I felt sad. Anche prima di arrivare a questo incontro, a questo discorso, mi sentivo triste. But what was really beautiful today is that we all opened up. Però quello che era veramente bello oggi è che tutti ci siamo aperti. And we shared our struggles and fears, our sadness and tears. Abbiamo condiviso le nostre lacrime, le nostre paure, le nostre sfide. Afternoon. Instead of the silence, spontaneously we just started to connect. E allora, in un modo molto spontaneo, nel pomeriggio, invece del silenzio, ci siamo connessi in questo modo. And I have a wonderful visiting nun here who is a very old friend. She's staying with me for 4 months, Venerable Upeka. C'è una monaca che è molto cara, che è venuta a trovarmi qua per 4 mesi, Venerabile Upeka. She told me, you're not alone, we're here to support you. E mi ha detto, non sei da sola, siamo qua per sostenerti. And then I went downstairs and my two guests were making juice and organizing the fridge, speaking to each other kindly and with lots of care. E sono scesa giù e ho visto i miei due ospiti che stavano preparando un succo e stavano organizzando il frigorifero e si parlavano con tanta gentilezza e cura. E And this was just what was needed today. proprio quello di cui avevo bisogno oggi. So even though I said it's an exception, I know there'll be other exceptions that might look completely different to that. E so che era un'eccezione, come dicevo, e so che ci saranno altre eccezioni che saranno diverse di questa. So, to develop a soft mind means being flexible and responding to the need at the time. Allora, sviluppare una mente morbida significa essere anche flessibili per poter rispondere ai bisogni del momento. It also means sometimes being flexible about the views we hold or the perceptions of others. Significa anche essere flessibili, con i nostri sguardi, opinioni sugli altri, Not allowing them to get fixed. non permettendo che diventano fissi. Because it hurts us when we fix others and we don't see the bigger picture, we don't see their nuances, their depth. Ci fa male quando non vediamo le sfumature e le profondità dell'altro. When others get fixed by us, they feel they can't move, they can't breathe. Quando altri si sentono fissati in questo modo da noi, sentono che non possono muoversi, che non possono respirare. If you decide that another person's an angry person, then when you meet that person, it's the anger that you'll see. Se decidiamo che una persona è arrabbiata, è rabbiosa, quando la incontriamo,
Vedremo solo questo. Maybe they're being kind that day. Maybe they're not so angry at all. Maybe it's fear. But what you see is the anger because that's what you expect. Forse quel giorno sono gentili o hanno paura, però se noi aspettiamo la rabbia vedremo solo quello. Or you see that they're being kind and you say, well, that's just an exception, you know, you don't really notice it very much. Oppure vediamo che sono gentili, però pensiamo, vabbè, è solo un'eccezione. So we need to be open and respond to life fresh as much as we can. E allora abbiamo bisogno di essere aperti e di rispondere in un modo fresco alla vita per quanto riusciamo. And in the same way we need to be adaptable with our meditation as well. E nello stesso modo abbiamo bisogno di poter adattarsi anche nella nostra pratica. So one method won't work every time. Sorry? One method won't work every time. Un metodo non funzionerà ogni volta lo stesso. Sometimes our minds might be slightly irritated or agitated or perhaps full of worry and fear. A volte le nostre menti possono essere agitate, essere piene di paura. At that time, perhaps we just need a bit of kindness from ourselves, some loving kindness. Forse abbiamo bisogno di gentilezza, di amorevole gentilezza verso noi stessi. Sometimes we might be feeling sad or lonely. A volte possiamo sentirci tristi o da soli. And at that time, there might be some resistance to those emotions. That's natural, of course. È naturale se c'è anche una resistenza verso quelle emozioni. But if we ask ourselves what we most need at that time, it's some compassion, some care. Però se ci chiediamo in quei momenti di cosa veramente abbiamo bisogno, sarà la compassione, la cura. So mindfulness contacts that emotion of sadness and knows this is sadness. Can you please repeat it? Mindfulness contacts the emotion of sadness and knows that this is sadness. La consapevolezza entra in contatto con l'emozione della tristezza e sa che quella è la tristezza. And the compassion is that part of the mind that says, how can I care for this? E la compassione è quella parte che chiede, come posso prendermi cura di questo. No. Sometimes in our meditation we might be very restless. A volte, cannot stay on one thing. A volte nella nostra pratica meditativa possiamo essere molto irrequieti, non riusciamo a rimanere su una cosa sola. And at that time, perhaps what's needed, the perception that is helpful, is the perception of contentment. E forse in quel momento la percezione di cui abbiamo bisogno è il contentamento. Because restlessness is usually because we're not valuing what's right in front of us now. Perché la essere irrequieti ci porta di non valorizzare quello che c'è in quel momento. We're not seeing the beauty in the moment, we're only seeing the fault. Non vediamo la bellezza del momento. Sometimes we reject, sorry. A volte abbiamo un rifiuto. Yeah. So sometimes we reject the moment because we don't think it's good enough for us. We want something else. A volte rifiutiamo il momento perché sentiamo che non è abbastanza buono, perché vogliamo qualcos'altro. And when we reject something, it disappears. We can't understand it or learn. E quando rifiutiamo qualcosa, quello va via, non riusciamo a comprendere, non riusciamo a imparare.
So if we can change our attitude and say that this is good enough for me, this is welcome. Se possiamo cambiare il nostro atteggiamento e dire questo è abbastanza buono per me, questo è benvenuto. And if we can be content with that moment. Se possiamo essere, se possiamo accettare, se possiamo accogliere quel momento, essere contenti. Then the moment starts to open up. We start to see what's happening more deeply. E allora questo momento comincia ad aprirsi e possiamo vedere più in profondità quello che sta accadendo. If we're always jumping on to something else, something in the future or something in the past, we don't have a chance to see the nature of that experience. Se stiamo sempre saltellando su un'altra esperienza nel futuro, nel passato, non riusciamo veramente a vedere quello che sta accadendo. So another attitude that I find very helpful, we talked a little bit about loving kindness and compassion and contentment there. Un altro atteggiamento che trovo molto utile, di cui abbiamo parlato, è l'amorevole gentilezza, la compassione. It's the attitude of gentleness, being really soft and gentle with our minds. È l'atteggiamento della gentilezza che ammorbidisce. I had a guest here about 2 or 3 weeks ago, and they realized that whenever tiredness arose, they perceived it as a monster. Ho avuto degli ospiti qualche settimana fa e mi hanno detto che quando c'è la stanchezza sembra come un mostro. And because of that, they even felt hate towards that tiredness. E hanno sentito anche un odio verso quella stanchezza. Sometimes we think that's too strong a word, but how often do we really hate our emotions? We really hate our state of mind. Forse ci sembra una parola troppo forte, però così spesso veramente abbiamo un odio verso quello che sentiamo, verso il nostro stato di mentale. The gentleness is the opposite of violence. La gentilezza è l'opposto della violenza. Gentleness means stopping the war. Gentilezza significa fermare la guerra. And treating things with so much kindness as if tiredness were a little pet. E comportandosi con le cose con così tanta gentilezza, e in questo caso della stanchezza, come se fosse un nostro animaletto di compagnia. So we can see our tiredness, and instead of beating it over the head, we can give it a little stroke on the head. E allora possiamo vedere la nostra stanchezza, invece di dargli le botte sulla testa, le possiamo accarezzare un po' la schiena. And just hold it very lightly, very kindly, with such a gentle touch. Tenendola con una leggerezza, con un tocco delicato. Yeah. And it's amazing when we change our attitude like this, the problem seems to fade away. È impressionante vedere che quando cambiamo il nostro atteggiamento in questa direzione, i problemi sembrano di svenire. Because the suffering is much less the state of mind that we have, but more what we add onto it. Perché la sofferenza non è tanto il stato mentale che abbiamo, ma quello che aggiungiamo sopra. We add on suffering to so much of life. Aggiungiamo così tanta sofferenza nella vita. And then we get double dukkha. E così abbiamo un dukkha, doppia sofferenza. No. It's like in India they have chapati, the flatbread. They call it roti as well. E in India che hanno chapati, il pane piatto.
But then if you put yeast in that, it becomes bread. Se si mette lievito dentro, diventa un pane. And they call a loaf of bread double roti. Allora lo chiamano un doppio roti. So I think of that as like expanding the suffering, putting yeast in the roti. You have a big loaf of bread. E allora penso a come quando uno aggiunge il lievito, espandendo il pane, è come espandere la sofferenza. Instead of expanding the suffering, instead we expand our mind. E allora invece di espandere la nostra sofferenza, possiamo espandere la mente. The Buddha said our minds become mahagata, gone to greatness. Buddha dice la nostra mente diventa gone to greatness. Yeah. When we practice loving kindness, when we have the right attitude, our mind expands. Quando abbiamo l'amorevole gentilezza, quando abbiamo un giusto atteggiamento, la nostra mente si espande. And that in Pali is called mahagata. It literally means the mind gone great, gone enormous, vast. E questo in Pali si dice mahagata e significa che la mente diventa vasta. And a big mind can contain so much. E una mente vasta può contenere così tanto. The Buddha said it's like having a lump of salt. A lump? Of salt. Yeah, I don't know the word lump. Like a ball of salt. Buddha dice come avere una pallina, un mucchio di sale. And if you put that ball of salt in a glass of water, the glass of water is undrinkable. E se si mette in un bicchiere dell'acqua, con l'acqua, quest'acqua non è bevibile. But if you put that lump of salt into a big lake, però se si mette in un grande lago, then that lake doesn't have the taste of salt at all. E allora questo lago non ha il sapore di sale. This is the same for the way we meet the suffering. E la stessa cosa riguarda il modo in cui incontriamo la sofferenza. If we're very tired, if the mind is very small. Quando siamo molto stanchi, la mente è molto piccola. Then a small little thing can happen, a small little ball of salt can come along and make that water too salty to drink. E allora piccole cose possono accadere come piccole palline di sale e rendere quest'acqua un po' potabile. But if the mind is big and expansive because it's full of loving kindness or because you've had a good night's sleep. Però se la mente è vasta perché forse abbiamo dormito abbastanza. Then even something quite difficult can happen during the day and the mind just bounces along. E allora anche qualcosa di difficile possa accadere e la mente riesce a fluire con quello. It's hardly affected at all. Non è impattata. And I had this experience once when I was practicing loving kindness and getting a lot of loving kindness coming up. Ho avuto questa esperienza quando ho praticato l'amorevole gentilezza e sentivo tanta amorevole gentilezza arrivare. The thought of somebody who'd hurt me and even harmed me physically came up. Un pensiero di qualcuno che mi ha fatto del male fisicamente mi è arrivato. Normally when the thought of that person came up, my stomach turned over with dread. Da solito quando mi viene questo pensiero della persona che mi ha fatto del male, lo sento nello stomaco. Didn't want to talk about them. Sorry? I didn't want to talk about what had happened or talk about that person.
non volevo parlare di quello che era successo o della persona. Because when I spoke about them, I started feeling trauma in the body, a trauma response. E quando parlavo di questo sentivo il trauma nel mio corpo. But this time, when I was practicing lots of loving kindness, the thought of that person came up. Però quella volta che praticavo l'amorevole gentilezza, il pensiero di quella persona era arrivato. It was almost as though they entered a huge wave of loving kindness and just dissolved right into that wave. Come se questo pensiero fosse entrato in una grande onda di amorevole gentilezza e si è sciolto là dentro. And amazingly, since that time, I could speak about that person and what had happened to me without any more effects of the trauma. E sorprendentemente, dopo quella volta, ho potuto parlare di quello che è accaduto e di quella persona senza questo senso di trauma. Because the mind had been big, the mind had been soft, expansive. Perché la mente era vasta, era morbida, And also resilient as well. ma anche resiliente. So I'll just be for another 5 minutes because this is quite a lot. But to end this, we've talked about many ways to develop a soft mind. Allora, per concludere, voglio dire ancora qualcosa per un paio di minuti sulle sviluppare la mente morbida. But I did want to mention that the Buddha talked about soft mind as well. Però volevo anche menzionare che Buddha ha parlato della mente soffice, morbida. So far we've been talking how to soften the mind. Finora abbiamo parlato su come ammorbidire la mente. The Buddha talked about the results of a soft mind. Buddha parlava del risultato della mente morbida. He said that a mind free from the five hindrances is a mind that is soft. E disse che la mente libera dei cinque ostacoli è una mente morbida. And a mind that is soft is also malleable, unbiased, and fit for work. È la mente morbida, è anche plasmabile, è modellabile, è anche una mente con cui si può lavorare. He said it's like purifying gold. È come purificare l'oro. And I'll just read a little bit out of the book. E vi leggerò qualcosina dal libro. So the Buddha said that first we get the soil and it contains defilements like soil, grit and gravel. Sorry, the gold. First we get the gold and it contains defilements of soil, grit and gravel. Quando cerchiamo l'oro, c'è la parte della terra, dei sassolini, di altri componenti. And these defilements are like our bad speech and bad conduct. Come le nostre, come una cattiva condotta Our first job is to wash, rinse and clean that gold. Allora la prima cosa da fare è lavare questo oro. And then when we've removed our bad conduct, our bad speech, the gross defilements of gold. Quando abbiamo rimosso la cattiva condotta e il cattivo modo di parlare. Then we have the middle defilements, the medium ones. E dopo abbiamo la parte media. These are Defilements? like. I can't translate the word defilements. Can you tell Oh, me? yeah, it's a horrible word.
Can we say impurities? Le impurità, yeah, that's helpful, thank you. So then we do the middle-sized ones. We've done the really big ones now. We do the middle ones. And those are our thoughts about things that belong to us, thoughts about our family, our relations, our reputation, etc. Allora, quando abbiamo rimosso le impurità grossolane, andiamo su quelle medie e sono quelli, sono pensieri, thoughts about? Our relations, our country, our reputation. Sono i pensieri che riguardano il nostro paese, la nostra reputazione. And then we remove the fine impurities from the gold. E dopo, quando vogliamo togliere anche le impurità più sottili dell'oro. And this is like thoughts about a self, views and the hindrances. E quelli sono i pensieri che riguardano noi stessi, e le opinioni e gli ostacoli. And now the goldsmith can melt that gold. E dopodiché chi lavora l'oro lo può sciogliere. But still it's not completely pure. Però ancora non è completamente puro. So he continues to fan, to melt, and to smelt that gold. E allora deve continuare a scioglierlo, a lavorarlo. And there comes a time when it's completely pure. E arriva il momento quando è completamente puro. And at that time the hindrances are overcome. In quel momento gli ostacoli sono... siamo riusciti a the superare. Five hindrances. Do you know the five hindrances? Sono superati. Conoscete i cinque ostacoli? So greed and aversion, restlessness and worry. L'avversione, la bramosia, irrequietezza, preoccupazione, stanchezza, e il dubbio. And then the Buddha says the gold becomes malleable, wieldy and luminous. E allora l'oro diventa, si può lavorare e diventa luminoso. Pliant and properly fit for work. Pliant, I wouldn't know that. You can bend it, you can mold it. Si può modellare, si può lavorare. Then you can do whatever you wish with that gold. You can make jewelry, you can make ornaments. A quel punto si può fare qualsiasi cosa con l'oro. Si possono creare dei gioielli, delle cose, gli ornamenti. And in the same way, the mind becomes luminous. It becomes malleable, soft, and fit for work. Nel stesso modo, anche la mente diventa luminosa e pronta per il lavoro. And then the Buddha said we can use our mind in any way we wish. E possiamo usare la nostra mente in qualsiasi modo vogliamo. So if we want to direct our mind towards the truth of suffering and the end of suffering, we can. E allora se vogliamo prendere la direzione con la nostra mente verso la fine della sofferenza, possiamo farlo. If we want to see impermanence, things changing, instability, we can. Se vogliamo vedere l'impermanenza, il fatto che le cose cambiano, possiamo farlo. If we want to see through this delusion of self, of the being something permanent inside us, we can. Se vogliamo vedere attraverso questa illusione del sé come una cosa ferma, stabile, possiamo.
We may even have psychic powers like divine eye or divine ear, or see our past lives. Possiamo anche avere delle capacità che vanno oltre e avere un occhio, un orecchio divino e vedere le nostre vite precedenti. Because at that time the mind is so soft that it is not biased, it is not fixed. Perché a quel punto la mente è così morbida che non è fissata. It can really listen deeply to the truth of things. Può veramente ascoltare profondamente e sentire la verità delle cose. And see something you haven't seen before. E vedere qualcosa che non ha visto prima. So this is a process that takes time. It's a process of softening the mind. Questo è un processo che prende tempo, il processo dell'ammorbidire la mente. It takes patience and persistence. Ci vuole la pazienza, la perseveranza. And it leads to happiness and peace. E porta verso la tranquillità e la felicità. We learn to know when the mind is soft, when the mind is free from these impurities, and when it's hard. Impariamo a conoscere quando la mente è morbida, quando è libera di queste impurità e quando invece è dura. When it's hard, we can't bend, we can't see things fresh, we get very stuck in our views. Quando è dura siamo bloccati nelle nostre opinioni, non è malleabile. But we learn to become wise as to how to work with the mind. Però possiamo diventare più saggi e sapere come lavorare con la mente. When we have ill will, we can work with metta, loving kindness. Quando c'è la malevolenza, possiamo lavorare con la amorevole gentilezza. When we have craving and restlessness, we can work with contentment. Quando c'è la bramosia e irrequietezza, possiamo lavorare con appagamento, serenità. When we have doubt, we can use our wisdom to reflect. Quando abbiamo il dubbio, possiamo usare la nostra saggezza per rifletterci. When we're sad, when we're suffering, we can use compassion to understand. Quando siamo tristi, quando soffriamo, possiamo usare la compassione per comprendere. And we can start to learn that this is not a personal process. This is just nature taking its course. E possiamo imparare che questo non è un processo personale. È semplicemente il modo in cui funzionano le cose. And the Buddha said that there will come a time, not because we strive, not because we try. E Buddha dice, arriverà il momento non perché stiamo provando molto fortemente. Where the mind is steady, composed, unified. And still. Quando arriverà il momento che la mente sarà stabile, ferma. Composed and still. Composta, sì. And at that time, we can have the deepest insight into the way things truly are. In quel momento possiamo avere una comprensione profonda su come sono le cose veramente. So it all starts with softening the mind. Perciò tutto comincia con ammorbidire la mente. Okay. So that is all about the soft mind. And hopefully there's still some time for questions if you have them.
Allora, questo è tutto ciò che vi volevo raccontare sulle morbidi della mente e spero che c'è ancora un po' di tempo per le domande, se ci sono. Penso anche che possiamo farle direttamente, chi ha una domanda può farla direttamente, smutando il microfono. Marinella is inviting participants to ask directly a question by switching on their microphone. Please don't be shy. Well, you can be shy, but you can talk even if you're shy. Anche se siete timidi, potete comunque farlo. O eventualmente scrivere in chat. Or you can write in chat. Hi, Venerable Chanda, Fabrizio from Italy. Can you hear me? I can hear you perfectly, Fabrizio. I'm so happy to see you again. You can't imagine how happy I am right Oh, now. you look happy. I am. I would like to try to make a question to you, or to not you, about how... I love this joke about Chambram too much, not you, not... And it's just about non-self. I'm really interested in something you told before. I just heard something about the same topic yesterday evening, listening to a talk of Acham Brahm from the Bodhinyana cloud. Okay? Yep. About the development of skillful perceptions. When you told that the Buddha said that most of meditation is just about to develop skillful perceptions. And there is a perception that I like very much, and it is the perception of not mine. So my question is, which is the most skillful way to develop this skillful perception? I mean, it's just a matter of repeating to my mind, not mine, each experience that I have, I think not mine. If I have pain in the body, this is not mine. If I have bad thoughts, it is not mine. It's just a matter of repeating to myself, it's not mine, or there is something more that I could try to do. I think those thoughts can be helpful in daily life. Should we? Oh, sure. You want to translate? Fabrizio, vuoi dirlo tu? Sì, sì, ok, lo dico in italiano. Come ha detto prima la Venerable Chanda, una grossa parte della meditazione sta nello sviluppare delle percezioni che possono essere, come si traduce, skillful? Delle abili percezioni. Una di queste percezioni che è particolarmente utile, secondo me, in meditazione, e sviluppare le percezioni che le cose non sono mie, che io non sono il proprietario della mia, fondamentalmente che io non sono il proprietario della mia esperienza, ok? Semplicemente perché non c'è un essere reale che sta facendo esperienza di questa cosa. Comunque, qual è il modo migliore per coltivare la percezione che non mi appartengono? Che le cose non mi appartengono. Si tratta semplicemente di ripetere a me stesso che ciò di cui sto facendo esperienza non mi appartiene, cioè se ho dei pensieri che vanno e vengono, questi pensieri non sono miei, oppure se ho male nel corpo, qualche dolore, questo dolore non è mio, o se sto facendo qualche esperienza, questa esperienza non è mia. Si tratta semplicemente di ricordarmi continuamente questa cosa, o posso fare qualcosa di meglio, con qualcosa di più skillful, di più abile. Ecco, questa era this was my question. Questa è la mia domanda. Can I give the answer like line by line? Some kind of answer. Not the answer, I don't claim the answer. Some suggestion for you. Yeah, thank you very much. So I think this is helpful in daily life to practice just reminding oneself this is not mine. But I think deeper than that, when we meditate, for me is helpful to see change, to see the impermanence as it's happening.
Allora, darò una risposta, non la risposta, ma un suggerimento. Allora, penso che nella vita quotidiana è utile ricordarsi questo non è mio, però nella pratica è utile osservare il cambiamento. Also to see that what arises has a cause. Anche vedere che quello che sorge ha una causa. And that cause is usually nothing to do with me, or it is not in my control. E questa causa non ha a che fare con me, o almeno non è sotto il mio controllo. For example, I have a lot of stomach difficulties, some pain and some bloating and gas in my stomach. Per esempio, se ho disturbi nello stomaco, nella pancia. If I'm reacting, I can say, oh, my stomach hurts. Allora, se reagisco, posso dire, oh, ho mal di pancia. But if I look at the sensations in my stomach, I see that they're changing all the time. Però se osservo le sensazioni nella mia pancia, vedo che cambiano in continuazione. Certainly they're different from day to day. Sicuramente sono diverse da un giorno all'altro. So those sensations cannot be mine. If they were mine, then where have they gone? E allora queste sensazioni non possono essere mie, perché se fossero mie, dove sono andate? So if I think they're mine, then it's really a fabrication. Allora, se penso che sono mie, è una costruzione. Based on memory. Of the past. Basata sul ricordo del passato. So as I see the changing sensations or the changing emotions and I realize that they are conditioned. Quando vedo le sensazioni e le emozioni che si stanno cambiando in continuazione e vedo che sono condizionate. For example, if my estrogen is low. Per for those who know about hormones. Per esempio, se vedo che il mio estrogeno è basso, parlando degli ormoni, then usually I very easily get tears in my eyes. Mi accade che facilmente mi vengono le lacrime negli occhi. But then at another time, in one or two days, the estrogen will be not so low, and then I'll feel much happier again. Ma dopo qualche giorno il livello di estrogeno sarà diverso e mi sentirò molto più contenta. So are these emotions mine or are they just simply the product of a cause, in this case a physical cause? E allora queste emozioni sono veramente le mie o sono un prodotto delle cause, in questo caso cause fisiche? I still have the emotions and sometimes I still react. Allora io ho delle emozioni e a volte reagisco. But over time I recognize that these are just arising due to causes and I don't worry about them so much. Però riconosco che queste sorgono perché ci sono le cause. I don't feel ashamed. Non sento la vergogna. Because it's not my responsibility, it's nature, just perché, taking its course. Perché non è la mia responsabilità, è la natura delle cose. That's one example. Questo era un esempio. Okay, so just the last. So you put in relation the changing of phenomenon with the lack of an owner. You put you have built this relation between changing and lack of an owner. Yes. Is it correct? Yes, I would say so. Yes, that helps me very much. And this is what the Buddha taught in the Anatta Lakkhana Sutta. Yeah, I love that sutta. Very much, very much. Okay, thank you. I finished. I've taken too much time. Very, very happy to have seen you. I hope to see you soon. Okay. I hope to see you in Janagrove. Bye. Okay. Bye. Bye.
Is there anything else? Qualcos'altro? It can be about anything else also, not necessarily about this theme. Può essere anche su qualcos'altro, non necessariamente sul tema. I see someone raising hand. Yeah. May I ask, how do you deal with the fear of the fear or rejection of rejection? Rejection. Alessandra, lo vuoi dire in italiano? Sì, come fai ad avere a che fare, insomma, con la paura della paura e al rifiuto del rifiuto, col rifiuto del rifiuto? Fear of rejection is something very deep. Can you repeat, sorry? Fear of rejection is something very deep in many of us. La paura del rifiuto è qualcosa di molto profondo per tanti di noi. I think some of that is looking to others to validate our sense of self-worth. A volte guardiamo gli altri per sentire il valore di noi stessi. So one thing that can help is to learn to have more kindness and compassion to ourselves. Allora, una cosa che può aiutare è avere più gentilezza e compassione verso noi stessi. So that we don't reject ourselves. Così che non rifiutiamo noi stessi. We can even practice to tell ourselves, I'm not going to reject you anymore. Possiamo pure praticare dicendo a noi stessi, non mi rifiuterò più. For example, recently I had this meditation where I saw this very sad, anxious person, part of myself, just wanting to have a hug. Allora, ultimamente ho fatto una pratica dove ho visto questa persona molto ansiosa e triste, parte di me stessa, che voleva un abbraccio. I realized that I was rejecting this anxious person because I felt ashamed. I thought that it was not lovable. E ho realizzato che rifiutavo questa persona perché sentivo vergogna, sentivo che questa parte di me non era amabile. Whenever I was anxious, I felt like people would reject me. E ogni volta che mi sentivo stressata, ansiosa, temevo che le persone mi potrebbero rifiutare. So I would hide my anxiety and not want to show that to others. E allora nascondevo la mia ansia e non la volevo far vedere agli altri. Little by little, I learned to see that anxious part of me as a little being, like a little child that needs my care. Piano piano ho imparato a vedere questa parte ansiosa di me come un piccolo bambino che ha bisogno di cura. Slowly, I learned to be around others even when I'm anxious. E allora ho imparato lentamente di essere anche nella presenza degli altri, anche quando sono ansiosa. I will accept myself. Sapendo che accetterò me stessa. So that's one way, is to embrace those things that we're afraid others will reject. Allora, questo è un modo, accogliendo quelle cose che temiamo altri rifiuterebbero. And another way can be more reflective. Un altro modo potrebbe essere un po' più riflessivo. To realize that the people that reject you are not really your friends. They're not true friends. Realizzare che le persone che ti rifiutano non sono veramente i tuoi amici, non sono degli amici veri. That's not their fault, because they just haven't learned to accept themselves. Non è colpa loro, semplicemente non hanno imparato ad accettare loro stessi. But perhaps that relationship is not the healthiest one for you. Però forse la relazione non è molto sana per te.
So I reflect on the people that matter most in my life, and the people who do accept me are the ones I care about their opinion the most. E allora io rifletto sulle persone. Sorry, I got lost. So the people that really truly care for me and that really accept me for who I am are the ones whose opinion I care about. E allora, le persone che veramente mi vogliono bene sono quelle persone che ci tengo alle loro opinioni. It doesn't really matter what people who don't know me think, because they don't know. Non importa tanto cosa pensano le persone di me, quelle che non mi conoscono, perché non conoscono. So I can just know that my own intentions are good and do my best. Io posso sapere like me and accept me, that's beyond my control. Io posso sapere che le mie intenzioni sono buone e posso fare il meglio che riesco e accettare me stessa. Also, recognizing our good intentions helps to build up our sense of self, a healthy sense of self-esteem. Riconoscendo le nostre buone intenzioni ci aiuta nel costruire un sano senso di nostro valore. So we can have that inner confidence and acceptance even if others don't understand us. E allora possiamo avere una fiducia e accettazione verso noi stessi, anche quando altri non ce l'hanno. Is that something? Sorry. Yeah, because I was the question was how do you deal with the fear of the fear and the rejection? Ah. I think there was a connection lost something. So maybe the fear of the fear. Yeah, like sometimes I feel that I'm afraid to feel the fear or afraid, like I reject to feel the rejection that I feel towards something within me. And so mostly I don't know how to deal with that, but still the answer was useful. So, okay, yeah. Yeah, I mean, fear itself is a difficult emotion to stay with. Paura è un'emozione difficile, è difficile rimanere con la paura. But when fear or anxiety arises in me, I try to get in contact with the body, with the feeling in the body of fear. Quando dentro di me sorgono la paura o l'ansia, quello che cerco di fare è entrare in contatto con le sensazioni del corpo. And if my mind is very shaken by that, penso che la mente è molto agitata dalla paura. Then I literally expand the mind, I expand my awareness to take in the whole body. E allora espando la mia consapevolezza per includere tutto il corpo. So I also notice the parts of my body that are not full of anxiety and fear. E allora noto quelle parti del mio corpo che non sono piene di paura. And I let my mind settle there without pushing away the fear. E allora permetto alla mia mente di stabilizzarsi là senza rifiutando la paura. And maybe you can put your hand on your chest and tell yourself it's okay. This is okay. Forse possiamo mettere la mano sul petto e dire va bene, così va bene. So trying to find ways to work directly with that fear. Cercando i modi per lavorare direttamente con quella paura. Because it is just fear, it's not really about anything, it's just the emotion of fear that we project onto situations in our life. Perché è solamente la paura, è un'emozione che proiettiamo su una situazione della vita. Fear, we always imagine the worst, which is not necessarily realistic. Immaginiamo spesso il peggio, e quello spesso non è neanche realistico. Mm.
So I think we're nearly out of time. Penso che siamo un po' fuori di tempo. Siamo andati molto oltre, c'è un cuore molto molto generoso. Yes, we are. There was a very generous heart, so we went out of time actually. Oh, we went over time? Yeah. Oh, did we? I thought we had 2 hours. Pensavo che abbiamo 2 ore. No, 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 in realtà era le 9, siamo ancora tutti qua, quindi questo è bellissimo. Veramente una grandissima generosità negli insegnamenti e anche una preziosità importante. E quindi siamo veramente felici di questo incontro. We are very happy about this meeting, great generosity with teachings and the fact that people are still here, even though we are over time, it means it was really appreciated. So I see also in the chat, people wrote, thank you for beautiful teachings. E penso che possiamo anche smutarci e fare un saluto bello, insomma, un po' italiano, visto che è la prima volta che la Venerabile Chanda è qui con noi. E quindi... possiamo dargli il nostro saluto diretto, così ci sente. We can switch on the microphones and give our Italian way of greeting and let hear our voices, so to show our gratitude. And thank you to inviting me, for inviting me as well. Grazie mille. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. Grazie. Ci vediamo presto. Thank you. Grazie Sandra per la traduzione, come sempre. Grazie, è vero, grazie Sandra. A tutti voi per esserci stati. Grazie. Grazie a te Marinella. Thank you very much. Grazie. Bye. How do you say goodbye in Italian? Arrivederci. Ciao. Grazie. Grazie Marinella. Ciao a tutti. Buona serata, buonanotte. Ciao. Grazie. Have a nice dreams. Thank you. Sweet dreams with a soft heart. Al prossimo ritiro in presenza. Must be very tired, I kept you too long. So please go to bed with metta and loving kindness. Andate a letto con amorevole gentilezza. For sure. Thank you. Thank you. Much.